Ci troviamo al porto di Sciacca, nella zona della Rocca Regina. Siamo con Lillo Santangelo, dei gruppi archeologici d'Italia, protagonista ormai da circa 40 anni di numerose campagne di scavi proprio in questa zona, a poche centinaia di metri di distanza, nel sito di Coda della Volpe. Lillo Santangelo, questa situazione della bassa marea, che non riguarda soltanto Sciacca, sta un po' preoccupando. Questa mattina tu sei sceso, hai fatto anche dei filmati e delle foto, hai potuto verificare qual è la situazione attuale? Ecco, rispetto a qualche tempo fa, dicevamo che tu sei stato protagonista di tante attività in questa zona, adesso cosa hai riscontrato? Ma quello che ho riscontrato ora è stato il fatto che molti scogli sono venuti fuori. Quindi la bassa marea sta interessando pure quella zona là. C'è la Rocca di Sant'Elmo che è completamente fuori acqua. Tutti gli scogli che sono là vicino sono fuori acqua. Quindi la cosa sinceramente comincia a diventare preoccupante. Cosa può determinare? Perché comincia a diventare preoccupante? Ma questa è una deduzione che faccio io. Potrebbe essere il banco terribile che stia subendo degli assestamenti e quindi si ha questo risucchio. Oppure può essere un fatto, diciamo, magnetico che deriva dall'asse terrestre che si sta spostando e quindi crea questo fenomeno. In questo periodo e con le condizioni attuali sarebbe possibile effettuare campagne di scavi come quelle che voi fino a qualche tempo fa avete svolto? No, con queste condizioni di mare assolutamente no, anche perché la visibilità diventa zero. E poi io ormai da 6 anni che non scendo giù e quindi non so che cosa sia successo con l'insabbiamento o meno, visto che dalla coda della volpe sono state messe delle pietre per, diciamo, salvaguardare la coda. Ecco, ma rispetto a quello che voi avete detto anche negli ultimi anni, quando non avete potuto svolgere altre campagne di scavo, cioè che ci sono ancora altri reperti, avete parlato di una decina di cannoni che si potrebbero recuperare. Ecco, questa condizione attuale, questa bassa marea, quanto danneggia anche eventuali attività future? E allora i cannoni effettivamente ci sono e io li ho fotografati nel lontano 1994 e sono 5. Potrei anche elencarli perché ci sono tre cimeriglio, un cannone, un Columbri Moyen che è in bronzo e una bombarda, quelle che sparavano le palle grosse. Questi non sono stati ancora recuperati. Non sono stati recuperati e nello stesso tempo si potrebbero recuperare, però visto il movimento che c'è stato di sabbia, non sappiamo a che punto siamo arrivati e come si possono recuperare. Quindi rispetto a qualche tempo fa sarebbe più difficile, ancora più difficile intervenire. Sicuramente, sicuramente sì. Io ci potrei arrivare solo per il fatto che conosco i capisaldi di quell'operazione che ho fatto ormai da 40 anni. Però diversamente non si potrebbero trovare neanche con il bottom profiler perché i cannoni sono congrezionati, sono ad un fondale di sabbia che va dai 4 ai 5 metri di copertura. Quindi Quindi bisognerebbe scavare almeno a 5 metri di profondità. sì, infatti noi quei cannoni li abbiamo trovati scavando a 4 metri di profondità. Per concludere, comunque in futuro voi avete in programma qualche altro intervento nella zona? Non lo so, penso proprio di sì.